Radio ad Occhi Aperti. Estate. Programmi regionali per il Friuli Venezia Giulia. Dallo studio 5 della sede regionale RAI per il Friuli Venezia Giulia, un buongiorno a tutti gli ascoltatori da Giancarlo Sturloni e bentrovati all'ascolto dei nostri programmi. In regia c'è Biancastella Zanini, per la parte tecnica ci affidiamo a Carlo Morello. Facebook e Twitter, internet e i social media. Nomi esotici per qualcuno, ambienti familiari per i più giovani, per i cosiddetti nativi digitali, quelli sempre connessi, quelli sempre con l'ultima diavoleria elettronica sotto i pollici. Ma che ci piaccia o no, indietro non si torna, ormai la rete è abitata. E cambia il modo con cui lavoriamo, comunichiamo, scambiamo conoscenze, costruiamo relazioni, facciamo politica. Cambia, in pratica, il nostro modo di vivere, tra vecchi timori e nuove speranze. Benvenuti nel mondo delle culture digitali. Se volete restare in contatto con noi, c'è il numero verde 800 00 9978, 800 00 9978. E in linea con noi c'è il primo dei nostri ospiti di oggi, per parlare appunto del mondo dei social media e delle culture digitali, Giorgio Iannis. Buongiorno. Buongiorno. Udinese, si occupa di innovazione tecnologica e sociale, in particolar modo con ciò che riguarda le ricadute sul nostro territorio. È esperto di culture digitali, abita in rete da 20 anni. Per il Comune di Udine ha curato il convegno Udine Smart nel dicembre scorso, che era incentrato sui temi di cui parleremo della Smart Community. Io partirei quindi da una domanda apparentemente banale, ma non per tutti forse. Che cosa significa abitare in rete, Giorgio Iannis? Oh sì, dunque, innanzitutto vorrei sottolineare la bellezza e l'importanza di questo verbo abitare, che indica proprio da una forma latina addirittura, che è una variante del verbo avere, indica proprio questo aver cura, tenere nel tempo ad esempio un territorio. Noi abitiamo indifferentemente ormai in territori sia fisici sia digitali, in quanto da quello che tu dicevi, dagli ambienti social web, dai luoghi in cui ci esprimiamo, ricaviamo di riflesso un'identità personale attraverso la partecipazione che crea un sentimento di appartenenza alle piccole community, ai luoghi ampi per finalità civico, ludico, professionali che frequentiamo. E questo fa di noi in fondo degli abitanti della rete. Quello che forse è più grave è che molti, solo recentemente, sicuramente dopo Facebook, la dimensione è maggiormente emersa l'evidenza, non ci rendiamo conto, non siamo consapevoli dell'importanza che hanno gli strumenti di connettività interpersonale. Io mi occupo di persone, non tanto degli aspetti tecnici, però stiamo costruendo forme avanzate di cittadinanza, di espressione di noi stessi, modi in cui territori nuovi su cui abitiamo, e questa è quella la cosa importante da tenere in considerazione, credo ormai, in qualunque ragionamento che riguardi la nostra socialità, che si tratti, sappiamo, di economia o di cultura o di scuola o di imprese o di forme culturali di qualunque tipo, ormai il mondo non può prescindere dalla consapevolezza, ripeto auspicabilmente, del nostro abitare anche la rete. Quindi in pratica internet e social media stanno dando vita, diciamo così, a un nuovo tipo di società, insomma, che cambia in tutte le sue strutture, quindi la struttura economica, la struttura politica, quella del lavoro, quella della comunicazione. Cioè siamo in qualche modo in due società che sono ormai perfettamente integrate fra di loro, o sono ancora in qualche modo due mondi separati? Forse c'è un problema anche qui, che non per tutti è la stessa cosa, o non è così? Sì, io non li vedo come mondi separati, In realtà con le definizioni un po' suggestive, però decisamente ficcanti, si potrebbe dire che la rete esiste da prima che esistesse una rete internet, no? Decisamente. L'uomo è un animale sociale, si diceva già 2500 anni fa. Il tessere reti di relazioni tra le persone è esattamente quello che ci connota come specie vivente sul pianeta, grazie al linguaggio, alla comunicazione e così via. La rete internet ha fatto emergere la visibilità delle relazioni interpersonali, le reti che noi da sempre intratteniamo gli uni con gli altri attraverso delle strade, fondamentalmente, che sono i canali di comunicazione, di cultura, oltre che di merci, che da sempre innervano il territorio. Fatto sta che una cosa, appunto, dicevo prima, della consapevolezza, per come è stata raccontata la rete anche ultimamente, forse emerge sempre e soltanto
l'aspetto di strumento per fare qualcos'altro, per far qualcos'altro meglio, mentre una considerazione che da parecchio tempo vado ripetendo è che abbiamo a che fare appunto con degli ambienti. Noi abitiamo la rete, la usiamo per scrivere meglio un computer, ma ci accorgiamo che già un computer anche 20 anni fa non era semplicemente una macchina per scrivere migliorata. Un copia e incolla, evitare il bianchetto, ha fatto nascere nuove pratiche di scrittura, su cui si rifletteva già 30 anni fa, 40 anni fa sui video, sui programmi di videoprocessori. Ecco, Giorgio Iannis, forse c'è stato anche poi un ulteriore passaggio, perché è vero che a un certo punto il computer ha cambiato in qualche modo il nostro modo di concepire appunto lo strumento per in qualche modo renderlo un ambiente digitale, ma un ambiente. Però c'è stato poi un ulteriore passaggio, il fatto che adesso noi con smartphone, tablet che abbiamo sempre in mano, sempre con noi, viviamo immersi nella rete, non è più un'esperienza da quotidiana come era, poteva essere per chi usava il computer, no? Tutti i giorni, è diventata totale, siamo la rete in un certo senso. Assolutamente sì, noi siamo, essendo permanentemente connessi, always on. Ormai basta guardare le giovani generazioni per avere un vago sentore che usi laterali o collaterali delle tecnologie sono possibili, praticabili, normalmente integrati nelle prassi quotidiane, insomma, del vivere sul pianeta. E l'essere permanentemente connessi già da tutta una diversa dimensione del nostro esprimere noi stessi, ricavare informazioni, rielaborare informazioni con gli strumenti disponibili, riproporli all'interno di cerchie sociali a cui apparteniamo, e in tal modo mettere in moto quello che viene chiamato il grande meccanismo della conversazione digitale. Questo non può non avere ricadute sul nostro percepire noi stessi come collettività che abitiamo, e per la prima volta attraverso l'emergere della rete internet diventa visibile a noi stessi. Come in un ragionamento di psicologia individuale, la prima cosa da fare è percepire se stessi come identità, come individualità, e questo vale anche per le collettività che per la prima volta nella storia vedono in tempo reale i flussi di pensiero, i punti di vista, le discussioni, i ragionamenti che riguardano spesso non tematiche mondiali, certo ci sono anche quelle community lì, ma spesso abbiamo visto come la rete sia incapace invece di riflettere, di insistere su tematiche iperlocali, cioè quello che accade concretamente nel mondo fuori dalla nostra finestra, insomma. Benissimo, su questo torneremo tra un attimo, esploreremo appunto le due dimensioni della rete, quella globale e quella invece locale, che si integrano fra di loro. Introduco però un nuovo ospite per aggiungere elementi di discussione, Sergio Maestrello al telefono con noi, buongiorno. Buongiorno a voi. Giornalista, insegna giornalismo e nuovi media all'Università di Trieste, dirige Apogeo Online, rivista di tecnologia e culture digitale, e autore di diversi libri, ne cito uno per tutti, Giornalismo e nuovi media, ma citiamone anche un altro, La parte abitata della rete, che è in connessione con quanto ci siamo detti finora. In più appunto collabora con amministrazioni pubbliche e associazioni nella definizione di strategie di partecipazione digitale, quindi con lui affronteremo due aspetti senz'altro, quello dell'informazione che la rete ha in qualche modo stravolto da molti punti di vista, e magari anche se riusciamo a introdurre il discorso poi della cittadinanza digitale, che è un tema con cui naturalmente torneremo a parlare anche tra un attimo con Giorgio Iannis. Allora partiamo dall'informazione. I giornali di carta, lo sappiamo, sono in crisi, quelli online non fanno guadagnare, le redazioni si svuotano, la rete si affolla di blogger, insomma siamo di fronte a un cambiamento radicale, il mondo dell'informazione non sarà più come prima? Beh, di sicuro non sarà più come prima, non sarà però necessariamente peggio. Dal mio punto di vista si apre una fase storica per il giornalismo più interessante che mai. Quello che va in crisi è l'industria del giornalismo, l'industria che ci ha accompagnato negli ultimi 50 anni. Noi spesso quando guardiamo a quello che succede in rete, alle implicazioni sull'informazione, tendiamo a guardare il passaggio tra i giornali, la televisione e la rete, e vediamo tutte le difficoltà, tutto ciò che non funziona, non funziona più, tutto ciò che crea difficoltà all'industria giornalistica. In realtà probabilmente si sta compiendo un percorso di evoluzione nella comunicazione umana che è molto più antico e che riparte dalla comunicazione, come diceva Iannis, locale, interpersonale tra le persone, e questo, cambiando il modo in cui comunichiamo su vasta scala, non può che cambiare anche le dinamiche dell'informazione.
Ecco, bisogna ricostruire un'industria, un modo per rendere tutto ciò redditizio, ma siamo all'inizio, siamo alla preistoria dell'informazione online. Ecco, partiamo, ci sono due punti probabilmente da trattare, forse anche in modo separato. Un conto è appunto la questione dell'industriale, cioè di come in qualche modo i giornali potranno e dovranno guadagnare per continuare a esistere in futuro. L'altra è la questione di come invece vengono prodotte e diffuse le notizie, che coinvolge una cerchia maggiore di persone, che può arrivare anche ai singoli cittadini, ne vediamo esempi sempre più spesso. Partiamo dalla prima con un esempio, prendiamo il giornale inglese Il Guardian, che è un giornale di carta famoso, importante, insomma non ha mai venduto così poco e non ha mai avuto così tanti lettori, perché si è gettato nella rete in questo modo, insomma essendo pure in lingua inglese è riuscito a raggiungere un pubblico molto più vasto. Quindi in realtà sono due aspetti distinti, cioè il giornalismo non è affatto morto, semplicemente si sta cercando un nuovo modo per in qualche modo poter continuare a renderlo una professione come è sempre stato. È così il problema? Assolutamente, non c'è mai stata tanta informazione come negli ultimi anni e non ci sono mai stati tanti lettori potenziali quante ce ne sono oggi. Di nuovo è l'industria che è in difficoltà. Il Guardian è un ottimo esempio di come si possa sperimentare e tentare nuove strade, pur non sapendo ancora dove si andrà, dove stiamo andando, dove ci sarà il successo economico. Però il Guardian, così come il New York Times negli Stati Uniti, sono grandi giornali che diventano non più solo nazionali e internazionali nell'area linguistica anglosassone, ma diventano giornali globali che stanno provando veramente a diventare giornali della rete, nella rete, che usano la rete per informare in modo compiuto le persone che hanno altre necessità, probabilmente altre abitudini nell'accedere all'informazione. Il giornale in qualche modo fa un passo indietro, non è più colui che gestisce e dispone e consegna le notizie, ma è un anello nella processo informativo che ciascuno di noi compie per se stesso. Quindi in qualche modo il giornale è sempre più il giornalista, quantomeno è sempre più un collaboratore, un nostro collaboratore nel creare percorsi nella rete. L'altro aspetto è proprio quello del mestiere del giornalista, che in qualche modo, diciamo così, esiste ancora, certamente c'è una funzione importante, che poi quella anche di in qualche modo continuare a dare una garanzia, a selezionare le notizie, il famoso gatekeeping e così via. Però diciamo si allarga, cioè anche i cittadini, ci sono tante storie in questo senso, possono in qualche modo contribuire in modo molto più attivo di quanto non fosse possibile in passato, e questo è probabilmente un aspetto positivo di quello che sta succedendo. Lei cosa ne pensa, Sergio Maestrello? Assolutamente positivo, e ormai chiunque può consegnare il proprio pezzo di visione della realtà, il fatto che capita a ciascuno di noi sotto gli occhi, ciascuno di noi può portarlo in rete, farlo conoscere all'opinione pubblica, non è più un'esclusiva dei giornalisti. I giornalisti probabilmente si devono specializzare sempre di più nel confezionare, nel mettere insieme, nel creare percorsi, nel creare relazioni, perché poi il vero valore della rete non sono più necessariamente i contenuti, sono le relazioni fra le persone, ma anche fra le notizie. Quindi dal punto di vista professionale per i giornalisti assolutamente c'è ancora moltissimo da fare, e secondo me le prospettive sono ottime. Come costruire un prodotto, quello che era il quotidiano o il telegiornale, l'equivalente per la rete, è molto più difficile da immaginare, però ha poco a che fare con quello che abbiamo visto fino adesso, cioè con siti che cercano di trattenere il lettore nelle loro pagine, nel loro dominio, ma anzi è sempre più una questione di aprirsi, di collaborare, la competizione giornalistica assume tutta un'altra dimensione in rete, è una collaborazione in cui ciascuno cerca di fare il meglio laddove è più specializzato. Sì, questo probabilmente ancora, pensando all'Italia, abbiamo parlato del Guardian, un panorama internazionale, l'Italia c'è ancora probabilmente un po' di chiusura in questo, una diffidenza che si sta via via insomma sgretolando, però certamente diciamo cedere in qualche modo la parola ai lettori, ai cittadini, creare veramente insomma uno spazio di discussione interattivo, un agorà come dovrebbe essere poi un giornale, no? E questa è poi la funzione, quella di essere un forum di discussione pubblica dovrebbe essere un giornale. Quindi diciamo così, lo strumento offerto dalla rete è uno strumento che in realtà va nella direzione di quella che dovrebbe essere la mission di qualunque giornale, o non è così?
Assolutamente sì, in realtà quello che hanno fatto fino adesso i giornali è cercare di inserire un po' artificialmente il lettore dentro le loro pagine, cioè espandere la rubrica delle lettere al direttore un po' in tutti gli articoli, a margine di tutti gli articoli o creando delle piccole riserve d'espressione. Non basta, non è sufficiente, non è quello il giornale online rinasce in rete e il giornalista entra nella rete delle persone, nelle reti locali, nelle reti di specializzazione, per tirare fuori il meglio, per aiutare le persone a fare ciò che già fanno, ma a farlo meglio e a utilizzare i loro sforzi in modo equo, in modo costruttivo per la società e farlo diventare un distillato di informazione che possa conquistare sempre più persone, opinione pubblica, la conoscenza della società nel suo complesso. Questo è l'aspetto positivo. Poi vorrei citare però anche qualche dubbio su quello che sta anche succedendo, nel senso che ci sono dall'altro lato, se è vero che appunto i cittadini possono produrre, diffondere notizie, questo democratizza in qualche modo l'informazione, ci sono anche corporation, Google, Facebook, comunque diciamo strutture private finalizzate a un guadagno, o pensiamo anche ad Amazon, che stanno in qualche modo tendendo a un sostanziale monopolio e a una funzione di filtro dell'informazione importante, se pensiamo per esempio a Google, oppure se pensiamo a Jeff Bezos, il fondatore di Amazon, che si è comprato il famoso Washington Post, insomma, quindi uno dei giornali più importanti e celebrati del pianeta. Quindi c'è un accentramento comunque anche però di chi possiede l'informazione, oppure no? E che ruolo avere possono... Che ruolo possono i cittadini in questo processo? Dovremmo controllare in qualche modo questa tendenza? Beh, noi abbiamo più che mai il potere di scelta. Noi possiamo scegliere quello che leggiamo, quello che ci interessa. Noi lasciamo tracce in rete, per cui tutto quello che facciamo lascia delle tracce per chi ci seguirà e permette a un contenuto, a un prodotto, a un personaggio di avere successo o meno. E forse paradossalmente sarebbe l'ora quasi più di concentrarsi soltanto sulle cose positive. Noi abbiamo ancora questo tic abbastanza mass mediatico di parlare soprattutto delle cose che non ci piacciono. In rete, se parliamo delle cose che ci piacciono, le valorizziamo, se parliamo delle cose che non ci piacciono tendiamo a promuoverle lo stesso. Questa è la nostra grande forza. Poi è vero che ci sono delle concentrazioni industriali in questo momento, ci sono degli operatori che hanno saputo creare dei meccanismi che rendono i meccanismi della rete estremamente positivi, rapidi, veloci, producono grande valore. Io tendo però sempre a vedere un po' le prospettive sulla lunga distanza. Questo è quello che abbiamo oggi in questi primi anni di esplorazione. Non credo che Facebook sia per sempre, probabilmente nemmeno Google, nonostante la sua grande capacità industriale, potrà resistere così come per tanti anni. Separerei invece la questione dell'acquisto del Washington Post da parte di Bezos, perché intanto è interessante il fatto che sia stato fatto non attraverso Amazon, ma da lui personalmente. E mi sembra più invece interessante come possibile esperimento di qualcosa di nuovo nel mondo delle informazioni. Bezos è stato uno dei primi imprenditori che ha saputo creare imprenditoria sul costruire delle relazioni in rete. Questo ci servirebbe in questo momento al mondo del giornalismo e su questo siamo ancora in alto mare. Benissimo. Che questo preluda un qualche accentramento nuovo anche nel mondo dell'informazione lo vedremo, e come al solito saremo noi, ciascuno di noi, a decretarne o meno successo, non è soltanto un fatto industriale. Certo, grazie mille a Sergio Mestello per essere stati per noi e per averci chiarito come sta cambiando il mondo dell'informazione. Grazie davvero. Grazie a voi. Arrivederci. Di nuovo in diretta dagli studio 5 della Rai Friuli Venezia Giulia, la radio che aperti. Se volete restare con noi per continuare a parlare del mondo dei social media e della rete, avete il numero verde 800 00 9978, ripeto 800 00 9978. E con noi ancora Giorgio Iannis per parlare di questo mondo che sta cambiando insieme a noi, intorno a noi, noi stessi probabilmente stiamo cambiando e stiamo costruendo quella che alcuni chiamano già una cittadinanza digitale. Che cos'è, Giorgio Iannis, la cittadinanza digitale? Di nuovo, come prima, faccio ricorso al sostantivo consapevolezza,
innanzitutto, cioè il rendersi conto che viviamo, come stavo raccontando, in un mondo cambiato dove questo sistema nervoso, Maestrello raccontando del giornalismo, fa emergere gli organi di senso, di rielaborazione di quello che sta accadendo nelle comunità umane che oggi sono appunto innervate dalle nuove tecnologie. Quello che emerge auspicabilmente nel nostro percepirci nelle conversazioni digitali online è proprio la percezione di noi stessi. Questo deve farci comprendere che siamo cittadini anche online, a parte tutte quante le leggi che per fortuna negli ultimi 3 anni, non di più, sono state pubblicate riguardanti i diritti del cittadino proprio rispetto alla pubblica amministrazione digitale. Ci sono dei codici dell'amministrazione digitale, delle linee guida, la qualità della comunicazione pubblica, gli ultimi decreti sviluppo, anche il decreto del fare, le agende digitali europee e nazionali e anche regionali, da qui a poco anche in Friuli Venezia Giulia, prendono in considerazione necessariamente per legge alcuni obblighi della pubblica amministrazione, e questo, se vogliamo, è l'aspetto e-government, cioè la comunicazione dall'istituzione verso la cittadinanza. Allo stesso modo, l'altro lato della medaglia, che sarebbe l'e-democracy se vogliamo, rappresenta la nostra partecipazione a meccanismi consultivi e in un lontano futuro, non troppo lontano, anche deliberativi rispetto alla gestione della cosa pubblica. Fatto sta che è necessaria una grammatica della nostra partecipazione in rete. Ecco, concretamente Giorgio Iannis, vorrei capire meglio questo aspetto, cioè l'idea è che in qualche modo la rete possa rendere più democratico in qualche modo il processo, non soltanto nella fase in cui noi diamo un voto, poi dopodiché appunto deleghiamo a qualcuno le scelte per noi, ma in tutta una serie di altre fasi i cittadini potrebbero, diciamo così, esprimersi un po' come succede con un referendum, ma in un modo molto, molto più semplice, molto più diretto, molto più continuo, e quindi in qualche modo avere, diciamo così, una maggiore partecipazione ai processi decisionali, alle scelte che si fanno e che hanno un impatto importante poi sulla nostra vita, anche su territori locali ovviamente. Certo. E soprattutto forse su territori locali, perché poi insomma quando la comunità è più piccola probabilmente è anche più semplice da attuare questi tipi di meccanismi probabilmente. Ma quali sono gli strumenti che in qualche modo la rete, le culture digitali possono mettere in campo per aiutarci a partecipare di più alle scelte della politica? C'è stata anche tra l'altro in Italia una grande disaffezione nei confronti della politica, ci si sente sempre più passivi, e invece com'è che si può tornare a essere cittadini attivi in qualche modo? Come può essere aiutato questo processo? Beh, intanto c'è, come si dice, non posso non spezzare una lancia a favore di un ragionamento sul digital divide, ovvero prima di ragionare di software, che siamo noi con i nostri comportamenti umani sulle nuove possibilità tecnologiche permesse dalla rete, ragionerei anche di hardware, e purtroppo l'Italia non è messa proprio in termini di connettività fisica, di banda larga, o meglio ancora sarebbe fibra ottica e banda ultra larga, non permette a questo momento a tutti i cittadini di poter far parte di questo meccanismo di partecipazione collettive, di elaborazione. Ok, quindi punto primo, c'è un problema di infrastrutture. Assolutamente. Cioè siamo sulla Salerno-Reggio Calabria ancora una volta. Esatto, inutile solo che appunto 50 anni fa hanno capito subito che era necessario fare l'autostrada del sole e collegare l'Italia, se no non avremmo avuto un boom economico 50 anni fa, mentre oggi a quanto pare si sa benissimo per quale motivo culturale non si riesce a comprendere quanto, nonostante le indicazioni europee, nonostante gli esempi, ormai migliaia di esempi di quanto all'economia faccia bene e la connettività per cittadini, imprese e istituzioni, non si riesce a comprendere che quella è la direzione per l'innovazione tecnologica, è proprio l'innovazione sociale verso cui puntano ad esempio i prossimi futuri piani europei 2014-2020. Poi tu mi chiedevi di quali sono i modi per la partecipazione. Intanto, appunto, come tu stavi dicendo, non è necessario ragionare subito in termini di collettività ampie, di nazioni o cose. Le cose possono funzionare anche a livello iperlocale, anzi è lì che si stanno rivelando la rete nella sua funzione e concretezza. Non bisogna andare per forza a ragionare del voto elettronico, che è uno degli aspetti con cui si potrebbe partecipare,
ma anche piccole consultazioni locali dove possono essere messi ad esempio i cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti, cosa fare delle ciclabili, della viabilità, la gestione dell'energia, la gestione degli spazi pubblici riguardanti, che so, il divertimento, gli aspetti ludici, il marketing urbano, le forme di smart city, quelle che riguardano la sensoristica, la privacy, tutte quante queste qua sono piccoli argomenti che possono essere semplicemente, naturalmente, chiesti ai cittadini, o perlomeno avere il polso della situazione. Una cosa che diceva anche Maestrello prima è che, ad esempio, l'informazione non può più prescindere, per una questione di metodo, da basarsi sui dati concreti, su un controllo dei fatti, ciò che viene detto. Ecco, io vorrei, ed è molto semplice realizzarlo oggi, con gli strumenti a cui partecipiamo da anni, fondamentalmente si tratta di chat, di forum, di bacheche, di sondaggi, di ambienti sociali per la collaborazione. Con questi strumenti, però, grazie all'esperienza di ormai 10 anni almeno di ragionamenti su queste cose, approntarli, sistemarli, allestirli, adeguarli all'espressione dei cittadini su tematiche loro molto vicine, molto concrete. Perlomeno, se poi devo fare progettazione sociale e sono un'agenzia privata oppure una pubblica amministrazione, posso contare su una visione concreta, non su quello che fino a ieri era il fiuto del giornalista oppure il fiuto del pubblico decisore riguardo ai cambiamenti sociali che stanno avvenendo. Ecco, quindi diciamo che in qualche modo, poi su questo vorrei tornare tra un attimo, la rete in qualche modo permette per sua natura un dialogo più semplice tra le varie parti, i vari stakeholders, come a volte si dice, insomma, in qualche modo, ma ci rende in qualche modo più semplice la possibilità anche di ascolto per capire che cosa davvero un territorio può interessare, quali sono le soluzioni che possono essere. La rete nella sua natura tecnologica, fin dall'origine, è un luogo orizzontale, paritetico, con uno scambio, un ascolto e un dialogo. Continuare proprio a percepirla come uno strumento di comunicazione broadcast, come i media tradizionali, la stampa, la televisione, dove il messaggio parte da un punto e viene diffuso a molti, e non come comunicazione da molti a molti, certo, è proprio l'errore che in questo momento, si faceva l'esempio dei giornali prima della televisione, è proprio l'errore che è un modello mentale, culturale, una postura mentale dentro cui incappano molti che cercano, con questa parola orribile che è sbarcare su internet, e in realtà si vede bene che in questo momento parecchie persone, parecchie aziende, parecchie istituzioni stanno compiendo errori di comunicazione perché non tengono in considerazione l'aspetto dialogico della rete. Esatto, su questo aspetto dialogico poi naturalmente torneremo. Vorrei... Ecco, di nuovo in studio con Giorgio Iannis per continuare a parlare di quello che stavamo dicendoci, cioè di un mondo in cui siamo immersi e che in qualche modo quindi significa anche un mondo in cui già siamo nella nostra vita quotidiana. Io vorrei a questo punto calarci con Giorgio Iannis sul nostro territorio. Ho annunciato all'inizio della trasmissione, Iannis ha organizzato per il convegno di Udine un convegno che si chiamava Udine Smart. Ci sarebbe anche un cancelletto prima, insomma, è difficile da dire a voce, ma io vorrei capire appunto che cosa si tratta questo, quell'idea di occuparsi di una smart communities, come viene detto, cioè di comunità intelligenti. Che cosa significa nel concreto? Che cosa è emerso da questo convegno e come in qualche modo si può calare sul territorio tutto questo che stiamo discutendo? Dunque, c'è un cancelletto davanti perché ovviamente è una parola chiave di quelle di Twitter, no? Quindi Udine Smart, la parola Smart City è quella che decisamente credo sia stata una delle parole chiave più nominata nel corso del 2012. Lo slogan del convegno in realtà era proprio quello che hai appena detto, cioè non esiste Smart City senza una Smart Community. La consapevolezza anche lì nasce dal fatto che una città, come un ambiente, un sistema operativo, come i comportamenti umani sul territorio, presentano due lati di una medaglia. Se c'è la parte hardware, usiamo questa metafora computeristica, informatica, che è data nel caso della città dalla sensoristica, dal wifi, dalla fibra ottica, da tutte quante le innovazioni tecnologiche che migliorano sia il funzionamento ma anche la valutazione, cioè la misurazione dei flussi
sul territorio di persone, merci, informazioni, dal traffico. Immaginiamoci tutto quanto quello che si muove, insomma, una città è un organismo vivo, sappiamo da ragionamenti proprio sul paesaggio di cui si diceva prima. L'altro lato della medaglia è dato invece dall'aspetto software, cioè dagli umani che sono quello che effettivamente muove le informazioni, le merci e le cose. E ragionare sulla smart community è in realtà la vera finalità di una smart city. Noi stiamo migliorando, e qui sono i ragionamenti proprio dell'abitanza digitale, la finalità ultima è quella di ottimizzare i meccanismi del funzionamento della socialità, anche nei suoi lati concreti, cioè nel funzionamento, ad esempio, di una città nei suoi flussi. Il convegno cosa ha fatto? Ha messo in rilievo questi aspetti, molti altri convegni sono avvenuti in Italia sulle stesse tematiche. Intanto perché Udine aveva qualcosa da mostrare che valeva la pena essere mostrato, quindi Udine sarà pronta entro quest'anno, il centro storico 2014, tutto quanto l'ambiente metropolitano, diciamo così, Udine allargata, ad una connettività veloce a 50 megabit, superando anche quelle che sono le indicazioni europee per il 2020 sul poter essere noi connessi come cittadini. Inoltre poteva anche vantare alcuni dispositivi messi in atto o dalla pubblica amministrazione o da enti locali, partner, anche imprese, anche privati, che riguardavano proprio questa ottimizzazione del nostro abitare in rete. Il sistema EPART, quello per segnalare malfunzionamenti della città, marciapiedi, viabilità, verde urbano, altre cose, e sono tutti quanti meccanismi partecipativi, i cittadini in prima persona segnalano su una mappa quello che non funziona e poi gli uffici comunali se ne fanno conto. E Udine ha una straordinaria risposta rispetto ad altre città italiane che utilizzano lo stesso sistema, proprio un ordine di grandezza, di differenza, e centinaia di persone a Udine continuano tuttora a segnalare i malfunzionamenti della Giannis, città. Una battuta, adesso al di là di Udine, insomma anche più in generale nella sua esperienza, le istituzioni pubbliche, le amministrazioni sono pronte secondo lei per la Smart City? Mi sembrano, in certi aspetti mi sembrano più pronti i cittadini, le istituzioni le vedo ancora un po' chiuse, poco trasparenti, che tra l'altro insomma l'apertura probabilmente farebbe guadagnare quella fiducia che in Italia è davvero a livelli molto bassi, davvero in una battuta se può. Sì, era proprio l'altro esempio che stavo dicendo, cioè l'altra cosa mostrata al convegno era proprio la parte Open Municipio. Udine è stata la prima città in Italia ad adottare questo sistema che già conosciamo con Open Parlamento, per monitorare sia i processi sia l'esito dei processi della pubblica amministrazione. C'è, come dicevo prima, un ragionamento sotto che riguarda la postura mentale, culturale con cui queste cose vengono viste, e sappiamo bene che dentro la macchina amministrativa sono stratificate, oserei dire, decenni di pratiche, no? Dal protocollo alla comunicazione tra gli uffici, alle piccole lotte di potere, non ho nessun timore di parlare di queste cose ovviamente, perché fanno parte delle resistenze che ogni organizzazione lavorativa ha rispetto al cambiamento. Noi con le tecnologie semplicemente abbiamo alzato il fuoco sotto un calderone di cambiamento sociale che già esisteva, luoghi nel tempo, dagli anni 60 agli anni 80 si sono viste innovazioni, e decisamente una struttura pesante, solida, fondata da Giolitti se vogliamo a primi Novecento, con difficoltà può adeguarsi rapidamente. Certo, è un po' quello che diceva Gianni Santoro prima appunto sulle istituzioni sanitarie. E con Giorgio Giannis di nuovo in studio per cercare di trarre una conclusione di questa lunga chiacchierata su il mondo della rete, dei social media, che a questo punto possiamo dircelo, lo abitiamo e lo discutiamo dall'interno. Stiamo parlando in realtà di noi, mi sembra di capire sempre di più. Non stiamo parlando di una piattaforma, non stiamo parlando di una piazza, ma stiamo davvero parlando di quello che noi siamo, di come noi ci percepiamo e di come anche noi probabilmente stiamo costruendo su ogni scala locale, individuale, globale il nostro futuro. Tra l'altro, insomma, per i nativi digitali citati all'inizio, insomma, la rete, i social media non sono
sono nient'altro che un'esperienza quotidiana, non c'è niente da spiegare, non c'è niente da capire, funziona così, punto. Eppure non c'è alcun dubbio che assisteremo a trasformazioni profonde. Io vorrei chiedere quindi a Giorgio Iannis la domanda delle domande, insomma, cioè quella sul futuro. Come se lo immagina il futuro, Giorgio Iannis? Grazie per la domanda. Qua non c'è risposta sbagliata, quindi insomma. Sì, no, però c'è una cosa che ho sempre cercato di combattere, quella delle persone che dicono internet è fatta così, è fatta colà. Perché diceva Maestrello anche all'inizio della trasmissione, noi siamo agli albori di un cambiamento culturale epocale per la specie umana, poco da fare. La stampa, si diceva anche prima con un altro ospite intervenuto, ha provocato sconvolgimenti nel modo di pensare alla modernità da parte dell'Occidente quella volta, e sono 4 secoli fa, per dire, non dall'invenzione ma da quando si è fatta sentire nei cambiamenti sociali. Quello che sta avvenendo oggi non è perfettamente distinguibile o raccontabile per zone di verità locali, possono nascere piccoli esperimenti locali di partecipazione o di impresa o di espressione di sé o di luoghi di socialità, e piano piano stiamo lavorando tutti quanti insieme per migliorare, per comprendere, per tagliare meglio quello che siamo quando siamo tutti quanti insieme in un modo, in un luogo, quello digitale, dentro cui l'umanità non è mai stata. Si sono imparate alcune cose tra fine anni 90 e oggi, quello che è bene fare, quello che è sbagliato fare, le indicazioni della piattaforma tecnologica stessa, come dicevo prima, ci danno alcuni suggerimenti. È meglio mantenere apertura, neutralità, orizzontalità, pariteticità dei punti di vista, della possibilità di espressione, anche perché ricadiamo di nuovo dentro degli assunti di socialità o di moralità che non appartengono alla tecnologia, sono valori umani. Le cose che contano in rete oggi sono la fiducia, la trasparenza, dicevamo, la reputazione, la consapevolezza del nostro abitare in maniera coerente, adeguata, i nuovi spazi di socialità. Ecco, Iannis, siamo davvero in chiusura, per cui chiederei una risposta in una battuta a quest'ultima mia considerazione, insomma, che mi emerge. L'impressione è di essere però per una volta in qualche modo parte attiva, cioè di poter costruire, di non essere spettatori, ma di poter costruire questo futuro, questo nuovo futuro che ci aspetta, questa società che in qualche modo in cui siamo già immersi ma che stiamo plasmando, e per una volta l'idea è che davvero potremo non essere soltanto spettatori, ma davvero potremo decidere in qualche modo, oppure no? Ah, certamente sì, noi guardavamo la TV, i ragazzi di oggi fanno la TV attraverso gli strumenti che hanno a disposizione, si inventano nuovi format narrativi della realtà, stanno dipingendo un mondo che non è mai esistito, lo stanno costruendo inventandosi le grammatiche dei linguaggi che loro stanno frequentando. Non posso dire cosa sarà, per tornare al discorso del futuro, ma decisamente non assomiglierà a niente del Novecento. Benissimo, siamo davvero in chiusura, per cui ringrazio anzitutto Giorgio Iannis per essere stato con noi, per avermici accompagnato per tutta la diretta. E ringrazio Bianca Stella Zanini alla regia e Carlo Morelli alla parte tecnica. Un grazie anche agli altri ospiti che sono intervenuti, quindi Sergio Maestrello, Paolo Gerbaudo, Eugenio Santoro e Luca Martello. E un grazie naturalmente a voi che siete stati in ascolto, da Giancarlo Sturloni. Ora la linea va al giornale radio regionale.